Groove. Buonasera amici, buonasera e benvenuti, anzi ben ritrovati per la prima puntata ufficiale della nuova stagione del 2023-2024 di Sociache Groove, il consueto appuntamento settimanale di questa emittente dedicato alla musica black e alla cultura afroamericana. E come a noi spesso piace ricordare, parliamo di musica nera e di cultura afroamericana attraverso la storia, la vita dei suoi protagonisti più celebri. E questo spesso coincide anche con storie di musica, ma storie di cinema, storie di sport, storie di spettacolo, storie di costume. Perché ho detto ben ritrovati? Perché dopo una pausa estiva, anche abbastanza lunga, di un mesetto, siamo ritornati ufficialmente qua sul canale 81. Un mesetto che ci ha visto protagonisti come Sociache Groove in diverse situazioni. Allora c'è chi si è preso il camper ed è andato in giro per mezza Europa. E c'è invece chi ha organizzato, magari forse anche la stessa persona che a breve vi presento, ha organizzato anche qualche evento tra i più interessanti proprio delle estati bolognese e emiliano-romagnoli. Quindi invito la regia ad allargare un po' più il campo con questo occhiale da sole molto molto convinto, il nostro mister Romano. Ma come andiamo? Buonasera, buonasera a tutti. Sono veramente felice di incontrarti perché prima di tutto è passato un mese. Un mesetto. Quindi un mese. E allora, era proprio un mese che non ci vedevamo. E voglio entrare proprio a bomba prima di iniziare a parlare di musica, perché oggi abbiamo una puntata un pochino particolare, però voglio allacciare un attimo il discorso che ho fatto all'inizio, e cioè in questo mesetto sono successe un po' di cose artisticamente e non anche di svago. Allora, intanto tu, andiamo subito su quello che è il gossip. Intanto tu ti sei preso, non, senza che farmi troppo gli affari tuoi, ti sei preso un camper e te ne sei andato in giro per mezza Europa. Ma sono andato a fare questo giro per cercare di comprendere meglio anche le nazioni che ci stanno sopra, le abitudini. Ma anche per trovare, credo, qualche location per esportare Sociache Groove all'estero. Ti garantisco che l'occhio clinico rimane anche quando si è in vacanza, e quindi ho constatato che ci potrebbero essere delle location valide dove portare questo programma. Anche perché obiettivamente questo programma si adatta. È esportabile. Si adatta particolarmente. Salutiamo innanzitutto il nostro Elvi, che oggi per motivi di vacanza, visto che lui ci è andato leggermente più tardi, è andato all'estero anche lui, quindi non è presente in studio, e quindi lo salutiamo e facciamo anche un saluto veloce alla nostra regia, ma dopo avremo modo in chiusura. E guarda, adesso per andare a bomba anche sull'aspetto musicale, visto che hai fatto il nome di Elvi, mi ricollego perché vorrei che tu dicessi magari brevemente quello che è successo proprio in quest'estate, quei 2-3 appuntamenti di rilievo che ci hanno visto coinvolti come Sociache Groove, come staff, ma che in realtà eventi che tu stesso sei stato, diciamo così, hai tenuto le redini di questi eventi. Abbiamo avuto la grande capacità come FR Live, ma con il format di Sociache Groove, di approdare in una versione dal vivo, live, alla Fiera di San Lazzaro. Sì. Era il 28 di luglio e abbiamo fatto uno spettacolo dove, ovviamente, io lo racconto come se tu non lo sapessi, ma dove ovviamente eri coinvolto in prima persona insieme ad Elvi, dove la parte del format che solitamente va in televisione o in radio è stata esportata. È stata portata dal vivo per la prima volta. Avevamo fatto delle prove negli anni precedenti con il format, ma in una versione diversa, più ridotta. E invece in questo caso Marco Elvi ha fatto un ottimo lavoro insieme a te di riuscire a portare sul campo, quindi su un palcoscenico,
Un format è prettamente televisivo. Che è prettamente televisivo o radiofonico. O radiofonico. Adesso, prima di mandare il primo video, voglio ricordare che sempre alla Fiera di San Lazzaro, tu in realtà come FR Live hai avuto in gestione anche la domenica. Alla domenica invece con l'altro format che va sempre in onda su questa emittente, che è Your Song Pro Live, si chiamava, perché il format che va in onda è Your Song Pro, nella versione appunto live, dove permetteva ad alcuni artisti che abbiamo selezionato di poter in questo caso suonare dal vivo sul palcoscenico, dove avevamo i nostri Riccardo Cesari e Paolo Laganga, che sono i conduttori appunto del format, che presentavano appunto la versione live anche di quel format. Allora, se tu sei d'accordo, prima di parlare anche di altri eventi che hanno coinvolto, mandiamo qualcosina ad ascoltare, perché lo voglio ricordare, questa puntata è un po' particolare perché noi siamo ritornati dalle vacanze, Elvi è ancora in vacanza, ma anche alla nostra redazione, i mitici Grumi e Riders si stanno prendendo comunque un minimo di riposo, certo. Quindi per questa puntata abbiamo preparato una playlist molto molto interessante di artisti ovviamente urban, quindi black, R&B, hip hop, ma non solo, perché lo sapete che a noi piace anche andare nel mondo caribe piuttosto che nel mondo afrobeat, e quindi una serie di video molto interessanti, e partiamo con il primo, una cantante giovane veramente molto molto interessante, con dei gusti musicali che vanno verso l'R&B molto molto raffinati e di ottima presenza. Stiamo parlando di Victoria Monet, Oh My Mama. I put that on my mama, on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my bag, wish you could. I look fly, I look too good. Put that on my mama. Bello sto brano, Victoria Monet, Oh My Mama, molto, molto, come dicevamo, un R&B molto raffinato, molto di gusto, sonorità moderne, però comunque che stringe l'occhio a quella che è la grande, grande tradizione, non del rhythm and blues, lo ricordiamo spesso, ma dell'R&B, cioè la versione più moderna che è iniziata sostanzialmente metà fine anni 80, per poi avere un grande diciamo così spolvero, una grande visibilità negli anni 90, e questa cifra stilistica e musicale è rimasta comunque come produzione comunque di alto livello, e con sonorità comunque molto moderne. Questo brano, prima di ritornare velocemente a parlare anche di cosa è successo quest'estate, sì, per quello che riguarda il mondo social groove, FR Live più in generale, quest'anno abbiamo una novità, e cioè per la prima volta la puntata televisiva che è in onda sul canale 81 del Digitale Terrestre viene anche riproposta nel formato radiofonico con i nostri amici, colleghi e partner di Radio Città Fucico, che noi ringraziamo e salutiamo qui in diretta. Esatto. E quindi questo, lo stesso format verrà riproposto puntualmente ogni settimana anche sulla nostra radio partner, che è Radio Città Fucico. Questo per ampliare di più il nostro messaggio, certo, che va dalle Ande alle pianure, no, che va dalla televisione alla versione appunto radiofonica. Assolutamente. E adesso ritorniamo, a proposito di radio, ma di aspetto musicale, vorrei che tu brevemente mi continuassi nel racconto di quello che sono stati gli eventi targati FR e Social Groove, parlando di un altro evento che ci ha visto protagonisti come brand e come FR Live in una location molto molto bella e suggestiva, nella quale noi eravamo già stati proprio. Esattamente. Abbiamo avuto modo di riportare la band, diciamo, di Marco con il Garden House, quel giramondo, quel trottamundo, esatto, trottamundo di Elvi con la sua spettacolare band dei Garden House, in una location che ci aveva visto già protagonisti come Social Groove il primo maggio dell'anno scorso, ovvero alla Darsena del Sale di Cervia. Una location strepitosa, galattica, veramente veramente di altissimo livello. Sì, molto impattante, molto impattante. Ha un impatto veramente di altissimo livello, proprio perché
si distacca un po' dai classici cliché dei locali, diciamo, normali. Questo ha una marcia in più, perché diciamocela tutto. Invitiamo anche le persone che sono comunque del posto, ma non solo, a farci un giro, perché allora, da musicisti e da amanti della musica, quello è un locale fatto da musicisti e pensato per i musicisti, dall'impianto audio, dall'impianto luci, dall'impianto video, cioè ti crea un'esperienza audio e video totale a 360 gradi, che è molto coinvolgente. Poi la location situata proprio di fianco al canale, sospesa un po' nell'acqua con questi piccoli laghetti artificiali, fa sì che il tutto venga condito con un'emozione che realmente arriva allo spettatore in maniera molto 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 elevata. Ed è stato il 20 di agosto, questa opportunità. I Garden ovviamente ha fatto il loro spettacolo, hanno effettivamente colpito nel segno i partecipanti e il pubblico che era presente. Guarda, prendo la palla al balzo per introdurre invece il secondo video della nostra playlist, perché quando si parla di spettacolo, quando si parla di intrattenimento, di capacità sceniche, in questo caso in particolare di ballo, i prossimi due artisti sono l'esemplificazione di quello che vuol dire l'intrattenimento, video con coreografie, con ballo, unite da una grande presenza, un good looking, una grande presenza scenica e grande capacità di coreografie, di ballo, di intrattenimento e di performance dal vivo. Stiamo parlando evidentemente di Ciara e di Chris Brown. Breezy, what's up? Hey, what up, she? I was just calling you, letting you know I'm about to throw a party tonight. You should come through. That's crazy. I was about to call you and tell you to roll through my party. Hey, you better cancel that party. Mine finna be lit. Yeah, I know how you do. Well, I guess see what party they talk about tomorrow then. All right. Holla. He say that I blow his mind every time I'm activated. You just trying to catch a vibe. CC got you fascinated. Jump up in a brand new ride. BMW riding, baby. I ain't gonna tell you lies. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. You know what it is, what it is. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. Summer in the wind. You look at me like that again, we make another kid. You my heart, I'm your rib. If I ever had to, for you I would do a bid. And I can tell that you're ready. 3, 2, 1, it's going down like confetti. Water 10 to 1, shots again. If we feel it on our phone, promise that we're gonna trend. Ooh, don't kill the vibe. You know what I like. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. You know what it is, what it is. That's just how we roll. You know what it is, what it is. How we roll. You know what it is, what it is. That's just how we roll. All over me and never worry, keep you coming, that's how you love it. Who cares if we in public? When it comes to you, I'm with whatever. And no, I won't give you a vibe. I know what you like. Get ready. Ciara featuring Chris Brown, How We Roll, cioè come noi lo facciamo. Ve l'avevo detto, dal punto di vista della performance, oltre alle capacità vocali che ci sono tutte, ma dal punto di vista dell'impatto visivo, del good looking e della performance, loro sono seconde a nessuno. E visto che si parla di performance,
Capita molto spesso, soprattutto negli ultimi anni, che nei video compaiono degli sponsor, perché questi video, queste performance e gli artisti in un modo o nell'altro si devono mantenere, visto che i dischi si vendono poco e tutti i guadagni si hanno fondamentalmente tra i concerti e tra le sponsorship. Questo discorso, cioè tutto il mondo Soceke Groove ed FR Live, dietro tutta questa più o meno baracca, non si tiene in piedi da sola, vero mister? Ovviamente. Ci sono degli sponsor che ci supportano costantemente, ormai da qualche anno. Adesso guarda, la regia prontamente ci manda il contributo, perché abbiamo il Garage del Commercio, il mitico Garage storico, del Commercio storico, poi abbiamo Restage, House Flipping Immobiliare, per chi vuole comunque fare un look oppure rifarsi il look alla casa. Poi cosa abbiamo? Anche il Car Wash City, se invece vuole rinnovare il look delle proprie auto con la pulizia e tutto il resto. E per finire la pasticceria La Repubblica, che come ormai da tradizione da un paio d'anni ha una sua identificazione musicale, con una rassegna che tutte le estati sta portando a casa dei bei risultati, e nel quale tu sei coinvolto, e nel quale FR ovviamente coinvolto, e ci rivedrà protagonisti dal 15 di settembre in poi, appunto, con, guarda caso, con chi? Con il nostro Elvi, che... Però immagino che, visto anche la location, sia in una modalità leggermente differente. Non è con tutta la band, ma è una versione acustica. È nella versione radiomescla. Radiomescla, che quindi permette di riuscire a portare, guarda, comunque le proprie sonorità. Guarda, sembra fatto apposta, ma non lo è. Ma mi hai tirato un gancio incredibile con non il discorso. Non ti ho fatto male. Non mi hai fatto male, però mi hai tirato un gancio incredibile per il discorso Radio Mescla, per la prossima canzone. Perché sì, Radio Mescla è un progetto che tratta la musica mescolata, la mescla latina, cioè la musica che si mescola, in questo caso è il mondo caribe, che si mescola con le sonorità afroamericane. Stavolta faccio un salto dall'altra parte del mondo, perché alla prossima canzone abbiamo un artista sudcoreano. E allora? Artista sudcoreano che fa del pop, però canta del pop e dell'R&B. Molti, soprattutto le teenager, lo conoscono perché è uno dei cantanti che milita nella famosissima pop band sudcoreana dei BTS, che hanno avuto un successo planetario. Adesso lui ha iniziato la sua carriera solista e devo dire che sfoggia un inglese incredibile, tant'è che io di primo acchito, la prima volta che l'ho ascoltato, non seguendo molto i BTS, pensavo che fosse un artista, diciamo così, un artista asiatico-americano con una perfetta padronanza dell'inglese, invece è sudcoreano. Stiamo parlando di Jungkook, che è insieme a una di quelle ragazzacce che è passata più volte sia nella versione televisiva che in quella radiofonica di Soceke Groove, e cioè l'atto, ed insieme sono Seven. Weight of the world on your shoulders, I guess your wisdom is your mind. I must be favored to know, yeah, I take my hands and praise your lights. It's the way that we can ride, it's the way that we can ride. Think I'm at you in another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. When I jump right in, all of me I'm a foreign. Show you what devotion is, deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow, leave you with that afterglow. Show you what devotion is, deeper than the ocean is. It's the way that we could ride, it's the way that we could ride. Think I'm at you in another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Every
Jungkook featuring Latto, il BTS, quindi artista sudcoreano che però fa del pop, dell'R&B con una padronanza di voce, una pulizia di voce incredibile, affiancato dalla ragazzaccia, una delle nuove ragazzacce del mondo urban americano. Allora, l'abbiamo ricordato quasi ad inizio puntata, quest'anno per la prima volta la puntata televisiva va anche in onda in versione radiofonica con il nostro partner di Radio Città Fucico, che adesso interromperà il collegamento, quindi ne approfittiamo prima, non dico, ovviamente la puntata non si conclude qua, ma il collegamento con il nostro partner di Radio Città Fucico termina, quindi ne approfittiamo per salutare. Salutiamo i nostri amici di Radio Città e per dare appuntamento ovviamente con loro la prossima settimana nella versione radiofonica. Noi invece continuiamo continuiamo prima di so che tu hai qualche altro argomento in Canada di cui vuoi parlare, diciamo così, che sia extra musicale, però te lo voglio far tenere lì sulla punta. Va bene, continuiamo con la puntata. Certo. Di groove ce n'è tanto. Certo. E qua introduciamo due artisti che sono tanto sono uniti nella vita e poi insieme rappresentano quello che è il mondo moderno della black music, perché da una parte c'è la trap dei Migos e di Offset in questo caso e dall'altra parte c'è sì anche in questo caso la trap, il rap, ma anche con delle punte di R&B di quell'altra ragazzaccia molto sfacciata che anche questa ha fatto molto spesso ha fatto visita proprio qui nelle frequenze sia televisive che radiofoniche di Social Groove. Stiamo parlando di Cardi B che insieme a Offset, sai, questa coppia, nella coppia, nella musica e nella vita reale, delle volte si crea un po' anche della gelosia. Jealousy. I mean, who's telling us what? No bitch finna front on me. Bad body bitch with the jumbo teeth. Yellow Lamborghini like a bumblebee. Girl, nobody listen to you, listen talking about me. It's always a bird trying to teach it. Mamma mia, ragazzi. Ecco qua la regia è rientrata e ha fatto bene, perché per questione di tempo, ricordiamo l'appuntamento comunque di mezz'oretta, però effettivamente la regia è rientrata quando è partita Cardi B in versione molto sobria. Poi manca chiaramente il treno di LV, di Marco, dove riesce a avere delle tempistiche. Non sono il partner ideale per te, mista. Dai, quindi con Marco riuscite ad avere una coordinazione molto più snella, veloce e soprattutto efficace. In realtà sei il partner ideale, perché adesso introduciamo un altro elemento, cioè riprendiamo, visto che in questo video si parlava non di jealousy, ma comunque è un sodalizio musicale, ma anche nella vita, è così anche per quello che riguarda la famiglia di Social Groove, cioè è un sodalizio che ormai ci vede coinvolti da 4 anni, come abbiamo detto all'inizio della puntata, in versione prima radiofonica, poi in versione televisiva, qua sul canale 81 del digitale terrestre, Radio Italia N60 TV, ma questa versione, cioè questo format televisivo, abbiamo deciso quest'estate per la prima volta di esportarlo e di portarlo anche dal vivo quando sia possibile. Quindi ti chiedo, visto che tutto questo è possibile grazie a FR Live, che compare alle nostre spalle, ma è ovviamente FR Live e tutto il mondo FR Live, come si vede qua dal logo, fa capo a te, a Mister Romano. Ci è piaciuta talmente tanto l'esperienza fatta appunto sul campo, alla Fiera di San Lazzaro di luglio, che con te e con Marco si sta valutando di riproporla in altri ambiti. Ora l'autunno è alle porte e ci stiamo lavorando, perché è un modo per portare un messaggio musicale, ma dal vivo, suonato dal vivo, ma allo stesso tempo riuscire anche a portare avanti il nostro discorso del format che è dedicato alla musica di un certo tipo, e riuscire a far combaciare il tutto dal vivo, su un palcoscenico, con la gente davanti, ci è piaciuto talmente tanto. Ovviamente c'è un grosso lavoro dietro. C'è un lavoro dietro impegnativo. Perché ovviamente abbiamo nel nostro staff chi si occupa di determinate cose, mentre noi ci occupiamo di altre cose. Certo, quindi lo staff si è dovuto allargare per far sì che possiamo riuscire a portare il format sul campo. Quindi augurandoci che questa cosa qua, che ci sono degli sviluppi in tal senso, ma allo stesso tempo anche ricordandoci a noi stessi che il tempo è tiranno, abbiamo una mezz'oretta, mancano soltanto 2-3 minuti, abbiamo ancora un brano ovviamente, perché dobbiamo chiudere e salutarci come prima puntata di questa nuova stagione.
ovviamente chiudiamo con un brano, e come possiamo chiudere? Non c'è qua il V, ma lo sappiamo che lui è molto amante, ma non soltanto lui, è una grande componente musicale che ci accompagna da sempre qui a Soce Che Groove, e c'è la componente della reggae music, il Caribe e in particolare il Caribe, il mondo giamaicano. Quindi chiudiamo con un brano che proprio rappresenta il reggae roots, con anche però un mix di rock, perché lo ricordiamo che il reggae ha sempre storicamente, certo, anche incrociato un pochino la musica rock, certo, e ne ha fatto anche un elemento comunque di caratterizzante, cioè ha caratterizzato il genere anche grazie alla musica rock e viceversa, perché, e viceversa. Perché lo scambio è stato mutuale. Quindi noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui dagli studi di Radio Italia in 60 TV, canale 81 del digitale terrestre, il mercoledì dalle 19 minuto più, sì, minuto meno, al 19:30 minuto più, minuto meno. Un saluto da DJ Mister. Da Mister Romano, un saluto chiaramente alla regia, al nostro regista Max, e alla prossima puntata. La settimana noi ci salutiamo con Scaramucci e proprio Roots, Rock e Reggae. Ciao! Scaramucci, Gianni Sudu. Muffin them up here. We don't labor energy, we got yourself a share. I hope everybody out there, them prepare. Because this time without fear, it will be ashes to ashes and dust to dust. Ain't no forces can stand up to us. United, strong and dangerous. Not like in the past, that's previous. Anytime we get together, that's marvelous. People excited, them are furious. Ain't no artist in the world like we. When we step out, the whole world a party. Positive vibes and good energy. This is a case of emergency. This is a case of emergency. On y met la ville et réveiller la foule. Qui est-ce qu'on appelle Scaramucci? Suffit d'un coup de fil et la team déboule. Laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots Rock, dance or reggae. Juste un mood noté, tout le monde veut s'ambiancer. Roots Rock, wicked reggae. C'est pas Roots Rock, mais les rockers vont danser. Sans ennemi revolver, appelle les renforts. On prend les affaires, monte le son plus fort. Toutes les mains en l'air, tous les sons on explore. Demande aux experts pour mettre tout le monde d'accord. Scaramucci, Yanni, Sandro. On compte le débit comme il se doit. Pas de répit, pas de débat. Même s'il y a des soucis, on n'applique pas. We got the whole world apart when we step in. Everybody dress up real nice and clean. Call all the kings and call all the queen. Tell all me select a friend rope in. Tell all me gals friend touch the scene. Because the lady on the mountain top. Look at me high up on the mountain top. Blessing the child. Soce Che Groove.